Oggi è 23. Domani è la vigilia di Natale. Sono comunque le 8, non vi pensate che è così tanto tardi. Vediamo un po', dai. Io ho pure il diritto di riposarmi. Beh, vorrei vedere, potevi dormire un po' più. Classic. Non sono neanche le 10, io ho fatto il mondo. Sono andata, a fare la mia colazione perché mi sono svegliata alle 7:30. Già alle 7 perché questi davanti stanno a fare i lavori, quindi ci stavano gli operai che parlavano così, fortissimo. E alle 8 sono andata a far colazione, sono rientrata, ho portato Fibbia a fare la passeggiata, sono rientrata, ho dato una sistemata, poi sono riuscita per andare a fare il regalo per un compagnetto di scuola di Stefano che fa il compleanno il 31, il 31 dicembre. Però gli ho detto anche se potrò star pochissimo perché la festa è alle 4, ma io massimo alle 6 devo essere già pronta per poi andare a cena dai miei, non mi va ad annacce troppo tardi. Di solito alle 6 noi ci cominciamo a preparare, quando sono le 6:30, 7:15 siamo già da loro se tutto fila come deve filare. E quindi sono uscita andando a fare, gli ho detto quindi massimo potrò stare un'ora e mezza, non di più, poi devo sbrigarmi. Però non potevo non andarci perché mi fa piacere. Capisco i bambini che fanno le feste o sotto Natale, fanno il compleanno o sotto Natale o in estate, che praticamente non ci va mai nessuno. Quindi ci tengo particolarmente ad andare. E quindi sono tornata, ho cambiato il piumone, ho fatto il letto, mi vorrei mettere a stirare. E stavo riflettendo però che questo che vedrete è l'ultimo vlogmas perché è 23. Cioè per me è il 23, ma voi ovviamente lo vedrete il giorno del 24, ma non vedrete aprire la cartellina del 24 perché io il giorno del 24 dicembre, cioè domani, sarò piena di cose da fare ovviamente per le ultime cose e non potrei mai registrare tutta la giornata di domani e mandarvela perché sarebbe improponibile, non ce la farei. Quest'anno non lo so, la sto vivendo un po' più sul che bello, è una riunione di famiglia più che la sera della vigilia di Natale, quindi va bene, non vedo l'ora che sia domani sera. E niente, io oggi appunto vorrei mettermi un po' a stirare perché poi non l'ho fatto in questi giorni. Stefano sta di là, sta facendo i compiti, vedete, scusate, cambio argomento, questo coso qui che si vede io lo detesto, però non ho trovato niente ieri da China, quindi vabbè. Comunque stavo dicendo, Stefano sta facendo un po' di compiti, ma siccome sta facendo matematica, soltanto per essere andata di là mi ha detto che gli avevo fatto perdere conto, quindi non ve lo faccio vedere. Allora, sto stirando, ma siccome il ferro sta facendo la decalcificazione, scusate, c'è la televisione accesa, mi sono fatto un caffè lungo, cioè lungo, una via di mezzo, sto gradendo. Buono. Mi sa che mi compro un'altra portoncina un po' più piccola da mettere qua. Sapete che comoda? Nella primavera, stagione di rinascite di nuovi. Ecco qui il mio piccoletto oggi ha preso il pollo fritto. Ma aspetta, questo è quello appena sfornato. Mangia questo che si è freddato un po'. Sembra bruciato, ragazzi, ma in realtà è che sopra c'ha tipo una polverina di curry. E quando si cuoce tende a. Si brusca parecchio. Però. Buono, vero amore? Buono. Aspetta, prendo un cucchiaino. Oggi c'è Mastro Lindo qua che si prepara la sagar. Primo ingrediente, un coltello dalla punta arrotondata, che non è arrotondata. Poi aprite la sagar, la nel congelata, quindi se ce l'avete fredda, cioè calda. Avete capito? Non serve che la mettete nel microonde. Nel piattino rotondino svuota prima qua, si prende la salita qua, si apre il microonde, lo si svuota dalle cose che servono per cucinare dentro il microonde. Si prende la sacher, si mette il microonde, lo si chiude, si mette un timer di 10 secondi e si attiva.
E nel frattempo che si cuoce, il coltello dopo si lava. Quando è finito lo aprite. Aspettate che le molecole si... dovete aspettare che... Quando fate una cosa al microonde, non la mangiate subito perché è pericoloso per le radiazioni. E quindi aspettate sempre. L'ho messa nella migliore condizione fisica, eh. Nessuna saga è stata maltrattata per questo video. Proprio nessuna. Quello si sta ancora a fa. Ok. Chi si è fregato della radiazione, voglio di tutta bene. Poi si rimettono le nostre belle cose nel microonde e Pippi si togliesse anzi. Molto pericoloso. Forchettina da dolce tattica. Sucker. Nice. Ma ampiati così da mangi. No, guardate Stefanino, la genialata. Gli avevo comprato gli orecchini da Teddy dorati, argentati. Lo volevo nero. Lo voleva nero, ho dipinto. E quindi l'ha dipinto con i colori Giotto, però gli deve dare un'altra passata. Con le due alette di pollo me le mangio stasera. Grazie, mamma. Quelle vanno messe in frigo, però come mi aiuti? Come antichi, sì. Stai? Mettimene in frigo, dai. Mamma mia, ti amo tanto. La consicola. Mamma, sei ambidestra? Sì, amore. Anch'io. Ma si scrive anche con la sinistra? Sì. Io più o meno. Al buio. Giochi col puzzle che ti ha fatto zio Carlo. È difficile. Fallo. Mi ricordo che quando ero piccolo sapevo a memoria tutte le soluzioni dei puzzle. E certo. Tipo così. Beh, però ci sono i fogli per vedere come vanno effettuati poi. Sì, ci sono, amore. Ah, però io non li voglio vedere. Così mi tolgo il divertimento del puzzle. Ma che sei scemo? Tu comunque sei scemo proprio. Che fai? Niente, cerco di fare una schifezza. Che ti hai preso oggi con tutta la roba di zio? Scusami. Eh? Non riesco a fare questo. Amore, è difficile, hai preso un disegno molto complicato. Occhio al muro, è tutto vero. Beh, adesso sì, è una macchia. Dai, ma non... io. Amore, ma può tutto migliorare, eh? Chi lo dice? Ciao. Il 7 è venerdì. Il 7 è venerdì.
E allora può essere che fanno rientrare direttamente il 9. Oddio, adesso ci ho detto ci fanno rientrare il 9, quindi nuovo venerdì. E quindi siamo prima a... No, amore, se il 7 è venerdì, il 9 non può essere venerdì. Se rientra... Allora, o rientrate il 9 che è lunedì. Ma che cos'è il tuo corone? Ah, il pigiamo qua. Ti faccio il mio nonno, mi date. Sì, amore, mi vai a prendere un po' delle mollette, per favore. Io oggi voglio andare al bosco. Ora oggi non c'è l'allenamento di basket. Senti, per favore, mi rimetti su la cesta di fango? Ah, sporco. Allora no. Niente. Ma si muore di caldo. Poi dici, perché ti piace Roma? Per questo motivo. Sembra primavera. Ragazzi, c'è un sole meraviglioso e cioè, penso che farà 20 gradi. Adesso però mi sono rimessa la felpa perché ho sudato e di qua, essendo nord, calcolate che ho stirato dalle 9:30 di questa mattina alle 14:38. Molto bene, mi sono fermata tipo forse un quarto d'ora, 20 minuti tra preparare il pranzo e mangiare. Sono stanca. Dopo aver stirato una montagna di panni mi sono addormentata, forse mezz'ora, non di più. Adesso sto preparando la merenda a Stefano con il panino col burro d'arachidi e la marmellata. Peccato che il burro d'arachidi è quello di Lillo, che fa veramente schifo. Solo che io ormai quello del supermercato non lo compro più, perché non è che lo mangiamo tantissimo. Quindi diciamo che c'era solo Lillo, ma a me questi qua sani e salutari non mi piacciono per niente, infatti gliene metto poco, non è il granché. E io invece me lo faccio con il burro e la marmellata. Ragazzi, ma cioè, stirare mi ha disintegrato, sono stanchissima. A parte mi sono svegliata presto pure stamattina e come vi avevo detto non mi sono fermata un momento. Che meraviglia. Se potessi mangiarlo anch'io il burro d'arachidi, meglio di no, perché poi mi sono mangiata un po' di cioccolata sti giorni, quindi non vorrei appesantire lo stomaco proprio mo che stiamo vicini alle feste. Ormai mi sono talmente abituata a quello che posso mangiare che non vorrei star male. Adesso metto un bicchiere di latte. Bene, il latte non c'è, meno male che avevo comprato questo per Lillo. Voglio vedere se se ne accorge. Ma ve l'ho mai detto che io odio il latte? Cioè, a parte il cappuccino, ma solo al bar, non in casa. E odio profondamente il latte freddo. Ma lo odio proprio che... cioè, non ci metterei le labbra neanche se mi dessero tipo 200 miliardi di euro. E anche se mi cade una goccia di latte sulle mani, io vado in tilt. Rabbrividisco. Mi dà fastidio anche l'odore. Mentre Stefano adora il latte freddo. E vi dico questa cosa perché quando ero incinta, e io non sapevo ancora di essere incinta perché avevo fatto il transfer, ma dovevo aspettare i canonici 12 giorni, se non mi ricordo male, per poter effettuare il test di gravidanza. E una mattina ero a casa, chiamo Lillo, lui sa benissimo questa cosa del latte, gli faccio... Amu, mi porti un bicchiere di latte freddo? Lui mi guarda così, io mi riguardo lui e dico, oh, ho voglia del latte freddo. Lui l'aveva vissuta come un sintomo sta cosa, io ho detto, amu, cioè, secondo me è solo una voglia strana, perché non ci credevo tanto a queste cose delle voglie. Dico, ho voglia, poi era una cosa, cioè era un caldo quell'anno, una cosa pazzesca, infatti bevevo tantissimo, eppure il fatto, io non bevo mai, il fatto che bevevo tantissima acqua, mi hanno detto che era riconducibile poi a un sintomo della gravidanza, che poi io non sapevo. Però sta cosa del latte, lui, ce l'ho avuta quel giorno, stop. Mi ha detto, ma che strano, dico, ma mi sono bevuta quel bicchiere di latte freddo con una cosa che non vi dico, e Stefano adora il latte freddo. Tant'è che a volte c'è pranza o c'è cena, cioè tipo gli fai il pollo fritto e lui vicino ci si prende il latte freddo, quindi non lo so, era un aneddoto carino che volevo condividere perché non sapevo, cioè non ricordo se l'ho fatta questa cosa, se ve l'avevo raccontata. Ho acceso la candela di Avermai, quella al caramello salato, c'ha tantissime ore di combustione, non mi ricordo se 56 o 76, ma
ve l'ho detto un sacco di volte, queste candele hanno un odore pazzesco. Questa, cioè, calcolate che io stavo di là con la porta chiusa e mi arrivava l'odore di questa candela. È qualcosa di incredibile quanto profumano queste candele. Veramente un buon prodotto. Mamma mia, ragazzi, ma ci credete che domani è 24 dicembre? Cioè, 24 dicembre. È assurdo. Cioè, oggi pure c'erano 20 gradi a Roma. C'è un sole spettacolare. Cioè, io stavo sul patio a stendere i panni, se poteva stare benissimo in magliettina, quindi... Eccolo. Ma furietto. Che sei, un rapper? No? E chi sei? Uno stronzetto, sei. Brava. Solo mio, però. Bacia mamma tua. Sai, fanno tu, mamma, poi vieni vicino e non baciamo. A chi? Ma che era? Un bacio questo? Sì. Mamma mia, se bacia la fidanzata tua così... Alla mattina, beve prosecco, scalzata dal letto, vieni in piscina, saluta Armando, esce morendo, punta le rose, gioca a pallone con un polmone. Gli canti la canzone, quella che ti sei inventata a scuola col tono di shakerando? Quali? Ce ne ho fatte tre. La prima, quella che mi hai cantato a me. Scaricando. Che ancora, sì, che ancora secondo me è da definire una parte perché non mi piace, mi piace solo la prima. Scaricando? Sì, scaricando. Ok. Proprio. Me la sto facendo sotto, addosso, col botto. Maestra, mi puoi mandare al bagno perché così non me la faccio sotto. Aspetta però prima che sto scaricando. Scaricando, oh scaricando. Poi arriva la B della misura, quindi sto scappando. Sto scappando, oh sto scappando. Ma misura ha detto? Eh? Ad arriva la mistura. Mistura, ma che cavolo c'è? Perché arriva con lo strumento R e ti stura e quindi tu scappi. Capita? Ho inventato io questa cosa. Ma non l'avevo immaginato. Poi... Stefano si è accorto del latte. Ha detto c'è un sapore strano. Ha detto che sa di plastica e cacca. Quindi probabilmente non è buono. Allora accendo le luci perché fuori è buio pesto. E in camera non si vede niente. Comunque approfittavo di chiudere il vlog perché questo sarà l'ultimo, come vi ho accennato prima. E siccome poi faccio i saluti troppo sbrigativi, mi dimentico la cosa più importante, che è quella di farvi gli auguri di un felicissimo Natale, e approfitto anche per farvi gli auguri di buon anno, perché noi ci rivedremo dopo il 6 gennaio con il vlogone natalizio. Quindi spero che veramente questo Natale sia il più sereno possibile per voi e che possiate passarlo con le persone che amate. Quindi un bacio grandissimo e buone feste a tutti.